Salve a tutti e ben ritrovati o benvenuti sul mio canale. Io sono Patrizia e mi occupo di pittura e sul mio canale YouTube condivido con voi le informazioni e le mie esperienze sull'arte e sulle tecniche pittoriche. Per i meno esperti, oggi vedremo come affrontare le tonalità di colore che si possono ottenere con i tre colori primari, la miscelazione e gli accostamenti. I colori primari sono i colori di base, con i quali è possibile ottenere tutti gli altri. Grazie per la visione e iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi contenuti e i prossimi tutorial. Detto questo, iniziamo a mischiare i colori primari sul disegno che ho preparato in precedenza, che sono il giallo, il rosso e il blu. Con il blu e il giallo otteniamo il verde. Si miscela una parte di rosso con una parte di giallo e si ottiene l'arancione. E infine con il rosso e il blu otteniamo il viola. E così otteniamo tre colori secondari, l'arancione, il verde e il viola. Ora andiamo a miscelare i tre colori secondari che ho ottenuto con i colori primari. Abbiamo sulla tavolozza il verde, l'arancio brillante e il viola. Mescolando l'arancio brillante con il verde otteniamo un ocra naturale. Con il viola e l'arancio brillante otteniamo il colore lacca di garanza. Invece, mescolando il viola con il verde, otteniamo il colore terra di siena bruciata. Le tonalità di colore che si possono ottenere con questi 9 colori, aggiungendo anche il bianco e il nero, sono veramente tante. Questo lo andremo a approfondire in un prossimo video. Ed è anche possibile fissare uno o più consulenze private direttamente con me, per poter anche tu imparare a dipingere. Tutte le informazioni al riguardo le trovi sotto a questo video. Per oggi è tutto, noi ci vediamo con un nuovissimo video la prossima settimana. Mi auguro che il video vi sia stato utile per la vostra pittura. Ci vediamo alle prossime pennellate. Ciao!